Accordo tra imprese, banche e governo. Al via la nuova moratoria dei debiti delle PMI. In arrivo le prime semplificazioni fiscali, l'obiettivo però è la riforma di tutto il sistema. Conto alla rovescia per gli incentivi INAIL 2012. Il Servizio Civile Nazionale abbraccia la causa dell'ANCOS. Una chiave per l'occupazione, Confartigianato Piemonte parla ai giovani. Buongiorno e ben ritrovati al consueto appuntamento con il TG di Confartigianato. Rete Imprese Italia ha firmato con gli istituti di credito un'intesa che congela rate e mutui degli imprenditori. Ma ora si attendono altri interventi rapidi per scongiurare il rischio di credit crunch. Il servizio di Lorenza Manessi. Il 15 febbraio Confartigianato aveva lanciato l'allarme sulla grave situazione delle piccole imprese, soffocate da restrizioni del credito e dai ritardi di pagamento della pubblica amministrazione. Al ministro dello sviluppo economico, Corrado Passera, intervenuto ai lavori della giunta esecutiva, il presidente Giorgio Guerrini aveva chiesto una terapia d'urto immediata per ridare ossigeno agli imprenditori. Dopo appena due settimane, l'appello di Confartigianato ha trovato una prima risposta. Il 28 febbraio, infatti, il presidente Guerrini, in rappresentanza di Rete Imprese Italia, ha firmato con l'Associazione delle Banche Italiane e altre 10 organizzazioni imprenditoriali l'accordo denominato Nuove misure per il credito alle imprese. L'intesa, siglata anche dal ministro Corrado Passera e dal viceministro dell'Economia e Finanze Vincenzo Grilli, è dedicata alle piccole e medie imprese e contiene interventi su più fronti. Innanzitutto, viene congelata per 12 mesi la quota capitale delle rate di mutuo ed è sospesa per 6 mesi oppure un anno la quota capitale dei canoni di leasing immobiliare e mobiliare. Sarà anche allungata la durata dei mutui e spostate fino a 270 giorni le scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa. Le banche poi si impegnano a concedere fondi proporzionali all'aumento di patrimonio realizzato dall'impresa. Nei prossimi due mesi gli istituti di credito intendono anche definire nuovi accordi per incoraggiare gli investimenti delle aziende, per agevolare un rapido smobilizzo dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione e per valorizzare il ruolo dei confidi e dei fondi pubblici di garanzia. Gli esponenti del governo hanno sottolineato che l'accordo non è soltanto una riedizione della prima moratoria lanciata nel 2009, ma è parte di una strategia più ampia dell'esecutivo per sostenere la ripresa. E proprio su questo punto Confartigianato chiede impegni precisi e interventi rapidi. Abbiamo detto bene, ma dobbiamo fare di più. Devono fare di più le banche, deve fare di più il governo e noi chiediamo, per agganciare la ripresa e per permettere al sistema economico, che è in gran parte fatto di piccole e medie imprese, di poter sviluppare la propria attività, è quella di aprire i rubinetti e poter da parte delle banche fornire un nuovo credito a chi ha voglia di investire. Il Consiglio dei Ministri ha varato il primo pacchetto di semplificazioni fiscali per imprenditori e cittadini. Soddisfazione e qualche ombra, a cominciare dalla cancellazione della norma che istituiva il Fondo Taglia Tasse. Fabrizio Cassieri. In attesa della riforma dell'intero sistema fiscale su cui si è messa a lavorare il governo dopo la nuova delega del Parlamento, il Consiglio dei Ministri ha dato una prima sforbiciata a quella giungla di adempimenti e costi inutili che è il fisco italiano. Se è vero che con il decreto di semplificazione fiscale il governo ha accolto molte delle proposte avanzate da Confartigianato, è anche vero che alla fine è saltata la norma più interessante, la creazione di quel fondo taglia tasse che avrebbe permesso una riduzione delle imposte già dal 2014. Un'idea è entrata nel Consiglio dei Ministri ma mai uscita, rimasta lì, a Palazzo Chigi, insieme alle speranze di milioni di imprenditori onesti che confidavano in una diminuzione del carico fiscale, grazie ai soldi raccolti con la lotta all'evasione. Nonostante questo, le imprese hanno di che essere soddisfatte. Il decreto di semplificazione fiscale, infatti, corregge diverse distorsioni del sistema. Notevoli semplificazioni per quanto riguarda le blacklist, cioè le comunicazioni delle operazioni intercorse con paesi che sono cosiddetti in liste black. Modifica il sistema dello spesometro, della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA. Così pure diversa tempistica nell'invio delle dichiarazioni delle lettere d'intento e una maggior flessibilizzazione dei debiti tributari sono secondo noi le modifiche che maggiormente avranno un appeal per il sistema delle imprese e che avranno ricadute positive in termini di adempimenti. Le attenzioni maggiori però erano concentrate sull'abbattimento della soglia minima dello spesometro, una condizione fondamentale messa sul tavolo del confronto con il governo da Confartigianato e da Rete Imprese Italia. Per quanto riguarda lo spesometro, merita una sottolineatura in quanto a gennaio Rete Imprese Italia era intervenuta nei confronti del direttore dell'Agenzia delle Entrate chiedendo una modifica dell'impianto normativo che prevedeva un taglio a 3.600 euro
delle fatture che dovevano essere inviate, cosa che ha destato notevoli problematicità e criticità al sistema delle imprese nell'invio delle comunicazioni, oggi finalmente è scomparso il limite dei 3.600 euro e si è ritornato al vecchio elenco clienti e fornitori che già avevamo gestito in precedenza e che meno problemi dà al sistema delle imprese. Le buone intenzioni del governo ci sono, la direzione è quella giusta, ma la soluzione ai mali di imprese e cittadini passa necessariamente per una rivisitazione di tutto il sistema fiscale italiano, tanto complesso da essere ormai ingestibile. Non è più sufficiente intervenire in maniera poco incisiva su un sistema così complicato, è necessario rivederlo completamente, è necessario razionalizzare i regimi. Gli interventi di semplificazione vanno bene, però è necessario a questo punto ripensare completamente al nostro sistema tributario. Mercoledì 7 marzo alle 18 scade il termine per presentare le domande per usufruire dei 205 milioni di euro di incentivi stanziati dall'INAIL per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro. Ricordiamo a chi non lo avesse ancora fatto che i progetti vanno inviati via web attraverso l'area punto cliente del portale dell'Istituto. Il bando INAIL prevede un incentivo a fondo perduto pari al 50% delle spese previste per effettuare interventi di potenziamento della sicurezza sul lavoro, sia che si tratti di migliorie o ristrutturazioni degli ambienti, sia di responsabilità sociale. A partire dal 14 marzo l'INAIL, attraverso il proprio portale, comunicherà le date dei click day regionali per l'aggiudicazione delle risorse. Vi aggiorneremo nelle prossime edizioni del nostro TG. Il Servizio Civile Nazionale ha abbracciato e condiviso la missione dell'ANCOS Confartigianato, finanziando il progetto a favore della terza età. Fabrizio Cassieri. L'ANCOS ce l'ha fatta. Per la prima volta in assoluto, l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile ha approvato e finanziato il progetto di Confartigianato per la terza età. Un riconoscimento importante per il nostro sistema, che dimostra il buon lavoro fatto ogni giorno nel sociale. Direi che abbiamo coniugato quella che è l'attività economica dell'impresa con quello che sono i valori sociali che l'impresa artigiana soprattutto esprime, la famiglia, la solidarietà, l'impegno civile e l'impegno sociale. Per il via libera definitivo al progetto mancano soltanto gli ultimi dettagli. Ci sono i volontari del servizio civile scelti dopo una selezione preliminare, le sedi ANCOS accreditate, più di 10 distribuite lungo tutto lo stivale, e c'è l'obiettivo da raggiungere insieme, sostenere la ricerca medico-scientifica nella lotta all'Alzheimer, una delle più devastanti malattie della terza età. Il progetto prevede 12 ragazzi che per un anno svolgeranno il servizio civile all'interno delle sedi di ANCOS Confartigianato, finalizzato all'Alzheimer, alla ricerca, per cui si lega già all'attività che ANOP e ANCOS stanno portando avanti su questo tema. Loro saranno il collante tra il progetto, cioè la ricerca sulla predizione dell'Alzheimer, e il territorio. Saranno incaricati di andare nelle case di riposo, nei centri anziani, sottoporre il questionario che di solito veniva sottoposto nelle piazze, raccogliere dati sulla condizione della terza età. Questi verranno, una volta raccolti, elaborati dall'università, elaborati dal centro di ricerca che sta alle spalle, saranno il supporto per dare fondamento alla ricerca già iniziata sulla prevenzione e sulla predizione dell'Alzheimer. Nel DNA di Confartigianato non ci sono soltanto gli interessi economici della micro e piccola impresa, ma anche la difesa di tutto quell'insieme di valori che appartiene al mondo dell'artigianato. Una missione che l'ANCOS porta avanti ogni giorno grazie al lavoro dei 52 comitati provinciali e al sostegno dei 260.000 soci. Un impegno che ha portato alla realizzazione di due progetti internazionali, in Etiopia e in Palestina, oltre 24 progetti provinciali realizzati in Italia. Numeri importanti che fanno dell'ANCOS una struttura in continua crescita, pronta a raccogliere le opportunità rappresentate dal servizio civile e dalla raccolta del 5 per 1000, una risorsa che il sistema Confartigianato mette a disposizione del bene comune. Il 28 febbraio a Torino, Confartigianato Piemonte ha presentato il progetto Una chiave per l'occupazione, che mira a superare i pregiudizi sul lavoro manuale che frenano l'incontro tra domanda e offerta. Destinatari gli studenti. Ce ne parla Ivan De Menego. Ma c'è posto per lavorare nell'artigianato? Parlando spesso con i miei amici, mi rendo conto che le idee non mancano. Ma a chi dobbiamo rivolgerci? In uno spot video di 8 minuti, Confartigianato Piemonte ha condensato le risposte agli interrogativi degli studenti delle scuole medie inferiori che iniziano a immaginare il proprio futuro lavorativo. Un futuro che per molti di loro potrebbe avere solide basi nell'artigianato. Per il quarto anno consecutivo, Confartigianato Piemonte entra nelle scuole con un progetto che mira a superare datati pregiudizi verso i lavori manuali, proponendo ai ragazzi sia l'eccellenza dei mestieri artigiani sia quelli più classici, quelli in cui, per dire, ci si sporca le mani. Le
scuole hanno dato un riscontro formidabile. Le dico, io sono veramente stupito molto favorevolmente dalla risposta che ci hanno dato le scuole. Non che pensassi che fossero irresponsabili o disattenti, però siccome è un sistema, quello scolastico italiano, abbastanza pachidermico, lasciato spesso alla buona volontà degli insegnanti, bene, ho notato che di buona volontà ce n'è davvero tanta. Stando ai dati diffusi dal Ministero del Lavoro, rilanciati da Confartigianato Piemonte, nel 2011 oltre 45.000 posti di lavoro messi a disposizione degli under 29 sono rimasti scoperti. Un paradosso insostenibile in un paese in cui la disoccupazione giovanile è schizzata al 31%. Ma qualcosa inizia a muoversi. I ragazzi cominciano a capire cosa significa fare l'artigiano e cominciano a capire che oltre a fare il calciatore, piuttosto che il militare, piuttosto che altre cose che vanno benissimo, che sono più che onorevoli, ci sono anche delle possibilità molto prestigiose nel nostro ambito. E il presidente di Confartigianato Piemonte già pensa al prossimo passo del progetto. Adesso a me piacerebbe, e ci sto lavorando assieme ai miei collaboratori di Confartigianato Piemonte, di mettere veramente in relazione i ragazzi con le aziende che hanno bisogno di manodopera, se non altro sul nostro territorio. È il momento di vedere insieme a voi le rilevazioni dell'Ufficio Studi di Confartigianato nella nostra rubrica Il numero della settimana. Allora, 158.500 è il numero di posti di lavoro occupati da giovani under 40 persi nell'ultimo anno in Italia. Allegria. Anche per oggi è tutto. Ci vediamo la prossima settimana sempre sul sito di Confartigianato alla stessa ora. Buona settimana e buon lavoro.